Ma io credo innanzitutto bisogna capire che la sconfitta del 2008 non è solo una sconfitta di numeri elettorali, ma è finito il modello Roma che aveva caratterizzato gli anni dopo Tangentopoli, fino ai primi anni del 2000. Il problema oggi non è il totonome, il problema è stabilire un metodo su cui si costruisce una speranza in questa città. E quindi intanto stabiliamo che facciamo le primarie, non le facciamo il mese prima delle elezioni comunali, ma le facciamo almeno un paio d'anni prima delle elezioni comunali, perché non sarà facile costruire un'alternativa e battere questa destra, che è una destra aggressiva, una destra che usa con disinvoltura il potere che ha, che governa il Campidoglio e la Regione, quindi rappresenta e sta mettendo insieme molti interessi particolari. Quindi intanto stabiliamo il metodo, che sono quelle delle primarie. Poi io credo che il problema non è la duplicazione dei Vendola in ogni città, ma non c'è dubbio che ci possono essere anche candidati fuori dal Partito Democratico, che non sia un'espressione diretta del Partito Democratico. Credo che questo sia assolutamente legittimo e oserei dire anche salutare, un po' come accade, come sta accadendo a Milano. La crisi del PD, che è una crisi grave che penalizza il centro-sinistra, a questa crisi però corrisponde una proposta politica nuova che nella sinistra avanza a Roma e nel paese, ma anche a Roma si sta costituendo, si sta radicando nei territori di questa città la proposta di Sinistra Ecologia e Libertà, che non è solo la costruzione di un nuovo soggetto politico che mette insieme una sinistra dispersa, ma è anche il tentativo di coniugare una via di uscita alla crisi che Roma vive e che tenga insieme innanzitutto la sua periferia, dandogli una nuova dimensione di qualità del vivere urbano. Bisogna dirlo già da adesso, che il nuovo candidato a sindaco del centro-sinistra va scelto e costruito con le primarie che vanno fatte non l'ultimo giorno prima delle elezioni comunali, ma vanno fatte almeno 2 anni prima, e quindi io credo che il 2011 deve essere l'anno in cui a Roma ci si mette al lavoro per questo grande cantiere dell'alternativa ad Alemanno. Questo credo sia un primo punto che noi dobbiamo mettere con forza al centro della nostra riflessione e anche della nostra iniziativa politica.